Allora, la sovranità appartiene a un singolo monarca, a un singolo dittatore, a un partito o a un popolo. Dipende dalle, come dicevo, dall'evoluzione storica dei corpi politici. Oggi, grazie a Dio, e non grazie, anche molto grazie a lotte, conflitti e tragedie, oggi noi tutti conveniamo che la sovranità appartiene al popolo. Questo popolo, a sua volta, in un'accezione liberal-democratica, in un contesto liberal-democratico, viene concepito, viene pensato come un insieme di individui uguali fra di loro. Ecco. E quindi, però qui bisogna stare un po' attenti, perché quindi dire che la sovranità appartiene al popolo significa certamente dire che gli individui, i singoli individui, le persone che fanno parte del popolo, hanno parte alla sovranità, partecipano alla sovranità. E quindi, diciamo, la sovranità, una volta che si esprima in istituzioni, in ordinamenti e in leggi, non potrà essere rivolta contro l'individuo, perché altrimenti verrebbe meno a se stessa. Ma stiamo attenti. L'individuo quando fa politica non è la stessa cosa dell'individuo quando è considerato in se stesso, nei suoi rapporti sociali. L'individuo è esso stesso complesso. Quindi noi sempre assistiamo al fatto che la sovranità appartiene al popolo e tuttavia la sovranità può anche essere una sovranità che costringe il popolo in certe circostanze a fare cose non gradite, ad esempio pagare le tasse. Non solo, ma sempre siamo davanti alla circostanza che la sovranità ha come obiettivo quello di consentire quella che si chiama la libera fioritura degli individui, certo, ma al tempo stesso la sovranità ha bisogno, si manifesta, si estrinseca attraverso sistemi di leggi che sono anche leggi coattive, leggi penali. Cioè l'individuo non può, ecco, la sovranità non può dare all'individuo una libertà piena, darà all'individuo sempre una libertà condizionata, come di fatto è sempre stato nella storia. Non necessariamente la libertà deve asservire l'individuo, anzi, deve quanto più possibile garantirne la libera fioritura. E tuttavia, finché c'è sovranità, non c'è anarchia. Ecco, il principio di sovranità non è un principio di arhè, di comando, non è un principio di assenza di comando. Questo va assolutamente sottolineato, non solo per realismo politico, ma per onestà intellettuale. La storia della sovranità è storia dei modi attraverso i quali si manifesta il comando politico. Siamo arrivati a dire che il comando politico è il comando del popolo su se stesso, perché è il popolo a essere sovrano, bene, però il comando, la funzione del comando c'è ancora, non è che è scomparsa. Si suppone che sia un comando liberatorio, nei limiti di quanto ciò è possibile. Beh, la sovranità oggi è tornata. Allora, diciamo così, qualche decennio fa non c'era tutta questa riflessione, tutta questa attenzione sulla sovranità, perché per circostanze storiche l'Italia era finita, piuttosto mutilata nella propria sovranità, era finita all'interno di uno spazio politico, che era lo spazio nord-atlantico, nel quale, bene o male, essa, essendosi data delle istituzioni libere, liberal-democratiche, più o meno prosperava. E le grosse questioni nelle quali la sovranità è implicata, la pace e la guerra, tanto per dire, o il batter moneta e la qualità dell'economia, il modo specifico di funzionamento dell'economia, erano questioni che l'Italia si trovava in un qualche modo già risolte per il fatto che apparteneva a una grande e robusta sistema di alleanze nord-atlantico.
si è cominciati a riflettere sulla sovranità quando quel sistema è andato, non dico a pezzi, ma insomma molte viti e molti bulloni si sono allentati, molto, molto allentati. E l'Italia, come altri stati, ha ricominciato, diciamo così, a dover nuotare da sola, o se vogliamo dire, a dover camminare avendo meno appoggi su cui puntellarsi. Quando ciò è capitato, alcuni stati europei, fra cui l'Italia, hanno voluto trasformare il mercato comune, l'Unione Europea, la comunità economica europea, quello che vogliamo, in Unione Europea. E soprattutto hanno voluto darsi una moneta unica per resistere, si diceva, ai grandi turbamenti, ai grandi rischi, per far fronte ai grandi rischi implicati dalla globalizzazione. E il fatto è che l'assunzione di queste decisioni, che sono un'assunzione che è avvenuta nel tempo, alla fine degli anni 70, alla fine degli anni 80 sostanzialmente, fino al 92, insomma, ha avuto dei rimbalzi sociali, ha avuto delle conseguenze sociali, alcune positive, prezzi stabili, alcune negative. Deciso spostamento del peso politico dal lavoro al capitale, dai salari ai profitti, se vogliamo dire così. E poi ci sono state crisi economiche molto gravi, dall'ultima delle quali l'Italia, per motivi suoi, non è ancora uscita. Tutto ciò ha generato, eccoci arrivati, tutto ciò ha generato da parte della società una richiesta di difesa. La società chiede di essere difesa dalle logiche, diciamo così, non diciamo del capitalismo in generale, ma diciamo dalle logiche della forma che il capitalismo ha assunto e soprattutto dalle logiche dell'euro, che sono quelle che impediscono, impediscono la sovranità della spesa, impediscono la sovranità della spesa da parte dello Stato. Questa richiesta di difesa è una richiesta che prima di tutto si manifesta come una richiesta antipolitica. Perché? Perché le élite politiche sono al potere, sono quelle che dagli anni Ottanta in poi hanno creduto, sostenuto, implementato la costruzione dell'Unione Europea. Quindi se larghe fasce del popolo italiano vogliono protestare contro, a torto o a ragione, contro le conseguenze di queste politiche delle élite, la prima cosa che fanno queste larghe fasce è di protestare in generale contro la politica. Contro la politica. Ed è quello che hanno fatto. Ma in realtà questa protesta non è una protesta antipolitica, è una protesta politica per avere una diversa politica. È politica perché alla fine finisce col dare forza politica a determinati partiti rispetto ad altri, a determinate forze politiche contro altri. È politica perché è una richiesta di cambiamento politico. Anche qui, a torto a ragione, cambiamento possibile e impossibile, però il risultato è che apparentemente si dice populismo antipolitico, ma è proprio un fermarsi alle apparenze, perché la sostanza invece è protesta politica per ottenere un cambiamento di politica. E questo cambiamento di politica, nel caso specifico, è una richiesta di spostamento dell'accento sulla sovranità nazionale, per essere ancora più precisi, uno spostamento d'accento sulla sovranità nazionale nella direzione che lo Stato nazionale torni in possesso anche della sovranità monetaria, brutalmente, perché possa spendere per riparare ai molti problemi generati dalle politiche bene o male di austerità che l'euro chiede necessariamente. Pertanto non c'è niente di strano nel fatto che populismo e sovranismo stiano insieme.
sotto il profilo concettuale, poi sotto il profilo politico possono avere strategie diverse, ma sotto il profilo concettuale il populismo, quello che abbiamo visto oggi, non quello dei secoli scorsi, quello che abbiamo visto oggi in Italia è un populismo che significa in realtà protesta del popolo contro certe politiche per avere in cambio altre politiche, e questo cambiamento è un cambiamento nella direzione di far riacquistare allo Stato italiano la sovranità monetaria, mentre della sovranità militare strategica di solito non si parla. Durante i tempi della Prima Repubblica, gli uomini politici, che facevano politica e la facevano anche molto duramente, erano almeno i migliori, più importanti, quelli che avevano posizioni di leadership, erano consapevoli dello spessore culturale dei problemi politici, dello spessore storico, dello spessore direi epocale dei problemi politici. Si muovevano nel presente, come deve fare un politico, che è un politico non che deve risolvere dei problemi, ma deve essere capace di leggerli, di decifrarli questi problemi, e senza cultura storico-filosofico-politica questi problemi saranno sempre minimizzati o travisati. E quando lei mi dice, ma oggi che suono può avere una riflessione di lungo periodo, che possiamo definire per semplicità filosofica, una riflessione di lungo periodo sui concetti chiave della politica moderna, soprattutto su quello di sovranità, che spazio c'è per questa riflessione, per uscire dal balbettio quotidiano sui nostri gravi problemi? Io le dico, forte della mia esperienza politica, che è recentissima, anche della mia esperienza politica, le dico, questo spazio praticamente non c'è. Se noi stiamo affrontando problemi enormi, stiamo affrontando la traversata non dell'Atlantico ma del Pacifico con dei barchini invece che con dei transatlantici. Ecco quello che stiamo facendo. E l'idea era, esiste il popolo italiano si è conquistato la sovranità democratica e la deve adoperare per vivere in pace con tutti e non per vivere come un alleato degli americani contro l'uso. Tesi, come dire, discutibile, tesi politica, però non, per dire questo non si diceva bisogna rinunciare al concetto di sovranità. Il rinunciare al concetto di sovranità, metterlo in secondo piano, trattarlo come qualcosa di arcaico o come un concetto imbarazzante, è il risultato da una parte del formalismo giuridico kelseniano, e vabbè, dall'altra è il risultato della propaganda dell'ideologia neoliberista, che è violentemente ostile al concetto di sovranità, perché dentro il pensiero neoliberista, che è il pensiero che si è affermato con la globalizzazione, Thatcher, Reagan, Blair, tanto per capirci, questo pensiero non vuole fare a meno della politica, no, certamente, ma certamente chiede alla politica di essere servitrice, di essere al servizio delle logiche economiche. E allora lei capisce che se la politica è al servizio non è una politica sovrana. E allora ecco che rispetto al concetto di sovranità si è dato spazio al concetto di governance, cioè al concetto di collaborazione fra coloro che sono portatori di interessi. L'idea che sostanzialmente il mercato genera posizioni di interesse e le posizioni di interesse in dialogo, in dialettica fra di loro, tengono in piedi un sistema che non ha bisogno di avere un punto decisionale, un sistema che non ha bisogno di confini, un sistema che non ha bisogno di identità. E dunque un sistema cosmopolita, e dunque un sistema in cui, insomma, chi comanda sono i grandi vettori di potere economico transnazionale.
e gli stati sono soltanto delle articolazioni locali che devono fare di tutto perché quei poteri economici si trovino a loro agio in un certo territorio. Questa idea è stata fatta proprio dalle sinistre, anche dalle sinistre. È l'idea neoliberista, ma è stata fatta proprio dalle sinistre statunitensi e dalle sinistre europee. Ed ecco allora che la richiesta di sovranità contro alcune conseguenze del neoliberismo e dell'euro è stata presa non dalle sinistre, se non in forma assolutamente marginale, è stata questa richiesta di protezione sociale nei confronti di alcune conseguenze di questo modello economico è stata presa in carico dalle destre. È abbastanza banale come storia, ma è così.